Buonasera a tutti, questa sera vi farò vedere una pastonata che prepareremo con le uova bollite, visto che parecchi amici mi hanno richiesto una pastonata con le uova bollite. Già l'abbiamo fatta qualcun'altra, dato che a me piace anche variare, questa sera la faremo un po' diversa. Utilizzeremo 8 uova bollite che abbiamo già bollito in precedenza, poi utilizzeremo 1 chilo circa di semi germinati freschi che abbiamo già fatto germinare, abbiamo disinfettato, dopodiché utilizzeremo del timo fresco che abbiamo frullato l'altra volta, che ha un potere antibatterico, antibiotico, antisettico, e del peperoncino piccante calabrese. Quindi andiamo a vedere come procediamo. Prendiamo uno schiacciapatate e mettiamo le uova nello schiacciapatate, quindi ad uno andremo a schiacciare le uova. Questo è un modo molto facile e le uova vengono praticamente giusto per essere, da una granulometria giusta per essere mangiate dai canarini. E possiamo fare tuorlo e albume insieme in questo caso. Sarà una ricetta di circa 20 minuti perché ci vuole molto tempo materiale per prepararla, quindi ci vuole un attimino di pazienza, visto che faremo vedere proprio tutto il procedimento. Vi ricordo che gli ingredienti vanno sempre pesati, quindi per avere un risultato finale, diciamo, perfetto, è meglio sempre pesare gli ingredienti. Quindi vedremo anche le dosi. È molto importante indossare anche dei guanti per fare questa pastonata, perché il peperoncino con le mani può essere, vi può irritare, e poi proprio per una questione di igiene preparo tutte le pastonate con i guanti, perché le mani possono trasmettere dei batteri. Adesso abbiamo finito le uova. Le uova le abbiamo già pesate in precedenza e sono 0,5 chilo. E come potete vedere il risultato proprio di come vengono le uova. E vengono proprio di una granulometria, diciamo, giusta. Adesso aggiungeremo del pastoncino, quindi abbiamo 0,5 chilo di uova, metteremo su 0,5 chilo di uova bollite, 0,5 chilo di pastoncino secco, e quindi arriveremo in totale a 1 chilo di pastonata, diciamo, umida, nelle quali poi aggiungeremo i semi. Il peperoncino e il timo vanno pesati non sui semi ma sulle uova e sul pastoncino, che quindi avremo 1 chilo. Quindi prenderemo praticamente 10 grammi circa di peperoncino piccante, che sono più o meno 3 cucchiaini di questi, e 2 cucchiaini di timo che abbiamo frullato l'altro giorno, che è stato timo fresco, cioè secco, però è stato fatto, diciamo, a casa. Quindi adesso andiamo a mescolare il peperoncino insieme alle uova. Vedrà un po' come delle uova strapazzate. Ecco, queste, diciamo, sono le uova con il timo e il peperoncino. A questo aggiungeremo adesso 0,5 chilo di pastoncino secco, di quello che avete, qualsiasi va bene. Andremo a girare con le mani
fino ad amalgamarlo molto bene. Quindi lasceremo riposare 5 minuti questa parte, prenderemo adesso i semi germinati che sono 1,2 kg, li metteremo in un contenitore mescolati. Aggiungeremo 600 g di bastoncino secco, cioè metà del peso. Andremo a girare anche i semi. Il bastoncino, vi ricordo che assorbe l'umidità dopo circa 5-10 minuti, quindi anche se vi sembreranno morbidi, non è così, e dopo un po' ritornano perfetti. Ecco, questo è il risultato dei semi amalgamati a un po' di bastoncino, e adesso andremo ad unire al resto dell'altra bastonata. Non dovete mai impastare tutto insieme, sempre un ingrediente per volta. E adesso uniremo le due parti. E questo sarà il risultato finale. Che quindi avremo una pastonata con uova bollite, semi germinati freschi, bastoncino, peperoncino e timo, quindi con effetti sia di vitamine sia curative. Un saluto come sempre da Carlo, che mi aiuta nelle riprese, che è molto preciso, da Domenica e Maria Francesca. Buona serata a tutti.